Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi consigli serie TV parte 2 perché mi sta scendendo Gesù. La prima serie TV che vi consiglio è 911, che racconta di pompieri, poliziotti e come si chiamano quelli? Non lo so come si chiamano, i ragazzi che rispondono alle chiamate di emergenza, no? Non consentono una spena, vedere il video. È una serie TV molto molto carina, niente di che, ammettiamo, niente di che, però se volete un motivo per guardarla cercate su Google Oliver Stark, se non lo conoscete, che è anche il motivo per guardare Into the Badlands. Insomma, questo sarà un altro discorso, però quello che mi interessa a me in realtà non sono tanto le emergenze che loro fanno, bensì i segreti, le relazioni che ci sono di persone, perché effettivamente ci ammettiamo che queste cose ci interessano a tutti, quindi molto carina, molto molto carina, quindi secondo me si può guardare. Ovviamente non date la priorità a questa, però ci sta una serie TV, ci può stare. Seconda serie TV originale Netflix, questa è You. Ovviamente sta spopolando questa serie TV, io l'ho vista in inglese con i sottotitoli, e ora vorrei fare il rewatch in italiano perché so che è uscita anche in italiano. Ed è bellissima, cioè questo stalker maniaco che stalkerà una ragazza, la convince a uscire insieme, lei si innamora di lui e poi non ho capito se effettivamente lui è innamorato di lei. Comunque tante cose andranno, cioè lei lo seguirà per un periodo di tempo, poi pensando fosse un bravo ragazzo, poi lei scopre un botto di roba, cioè tipo what, su di lui, e quindi lo lascia, lo molla, lo lasciare, però vedrete, scoprirete il disagio di questa serie TV, che effettivamente, cioè, potrebbe anche essere, cioè non è che è una serie TV fantasy inventata così dal nulla, ma effettivamente potrebbe succedere davvero queste cose, ovviamente non così tanta esagerazione, però diciamo è leggermente verosimile, cioè potrebbero essere effettivamente, cioè queste persone esistono veramente, quindi secondo me può dare un po' di messaggi, no, messaggi subliminali, vabbè, potrebbe farci aprire un po' gli occhi su quello che è la realtà di oggi, no? Quindi secondo me è consigliata, potete vederla tranquillamente, è una stagione sola, è su Netflix, quindi ci sono tutte le puntate. E niente, cioè vedete, basta, quindi il mio disagio a parlarne. Terza serie TV è Younger. Allora, sono 5 stagioni al momento, sto aspettando la sesta che non potete capire. Io devo avere quella stagione, ragazzi, cioè allora Younger è un'altra serie TV molto soft, diciamo, però molto molto bella. Racconta di Liza, che ha 40 anni, sposata con una figlia, che però vuole divorziare al marito, e lei però rimane senza lavoro, cioè deve campare una figlia di 18 anni che sta al college in India, perché cazzo vai in college in India pure tu, ma vaffanculo, e deve camparsi pure lei, giustamente. Quindi cerca lavoro, ma nessuno la vuole perché lei ha 40 anni, è troppo anziana per iniziare un lavoro, finché in una sera in un bar incontra Josh, e lui le dice vabbè, che sarà mai trovare un lavoro alla tua età, perché giustamente Liza non gli ha spiegato che c'ha il problema di trovare lavoro, e lui dice vabbè, ma tu c'hai 26 anni, lei tipo what? Vabbè, lei non lo dice che è in realtà 40 anni, quindi pensa, ma se io dimostro 26 anni posso fare imbroglio, infatti lei imbroglia, diciamo afferma di avere 26 anni e finalmente trova lavoro in una casa editrice.
E poi qui inizia tutta la storia, tutti gli ingrippi, i segreti che lei ha, perché giustamente neanche la figlia sa che in realtà l'hanno presa perché lei si è spacciata per 26enne. Vabbè, poi inizia la relazione con Josh, che poi si lascia, poi si riprendono, vabbè raga, vabbè, spoiler, ops. Ma questo è il male minore, ve lo giuro che è lo spoiler minore che io potessi fare per questa serie TV. È bellissima, ce la dovete vedere, perché poi ovviamente lei è praticamente in ansia, non solo per il lavoro, per la figlia che sta in India, ma anche perché ha paura che se si scopre che lei in realtà ha 40 anni, chi ha imbrogliato, lei, cioè, perde il lavoro, perde tutto, come cazzo fa poi a campare, e quindi dice niente, bellissima, ma l'ansia anche a me è leggera, nel senso che non ti mette soggezione, piuttosto un po' di niente, perché lei dice, però niente di che, diciamo, ecco, poi le puntate durano 20 minuti, quindi è anche abbastanza fattibile guardarla. Che è molto più veloce a inter rispetto magari a un'altra serie TV con che ha puntati 40 minuti, magari 50 minuti, così ci sta bene, anche se sono 5 stagioni e poi sarà rinnovata per una sesta stagione, quindi ci adoro tantissimo. Poi la quarta e la quinta stagione in realtà sono collegate, perché una si chiama Will e l'altra Steel Star Cross. La prima racconta della vita di William Shakespeare, quindi c'è una storia di trame e cose varie. Semplicemente racconta la vita di Shakespeare da quando parte per Londra fino a racconta come ha scritto varie opere, così colà, come si è introdotto nel teatro, finché non cambia le disgrazie a quel poveretto, vabbè. È stata cancellata purtroppo, c'è una stagione sola, ma io l'ho adorata tantissimo, adoro, quindi ve la devo consigliare per forza. Mentre la seconda, Steel Star Crossed, racconta ciò che è successo dopo la morte di Romeo e Giulietta. Racconta brevemente cioè la storia di Romeo e Giulietta e poi cosa succederà dopo la loro morte. Quindi ritroviamo l'adorato Benvolio, che io amo con tutto il mio cuore, l'attore è bellissimo, raga, cioè anche qui il motivo per guardarla è l'attore di Benvolio. E poi ritroviamo Rosalina, l'amica la serva di Giulietta, e comunque ricordiamo che Benvolio è il cugino di Romeo. Cosa succederà tra i due? Cosa succederà dopo la loro morte? Vi consiglio queste. Ciao. Quindi adoro, adoro. Cosa succederà tra i Cupoletti e i Montecchi? Ah, bella domanda. Anche qui una stagione sola, purtroppo, perché in realtà c'è il film sospeso. Avrebbero dovuto fare una seconda stagione, ma perché non l'avete? Perché minchia non l'avete fatta? Shonda, questa è colpa tua, perché questo, cioè, non devi fare 8.000 stagioni di Grey's Anatomy, devi fare un'altra stagione di questa serie 2, capito? Capito, Shonda? Anche dopo 2 anni la devi fare una stagione, perché io non posso sapere, cioè non posso vivere con quel finale di questa serie 2. Comunque, a parte gli scleri, io ho finito, lascia tu un like se il video vi è piaciuto e iscriviti al canale per non perdervi nessun altro video. E fatemi sapere se avete visto anche queste serie TV e se avete intenzione di vederle, e consigliatemi altre serie TV, come dicevo settimana scorsa, perché non c'è limite alle serie TV, non c'è veramente un limite. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!